Maria! Maria! Che bella Maria. Che sei! Ciao ragazzi! Maria, ma fatti vedere, che bella! Che bella. Madonna, sei uno splendore! Ragazzo, la vostra come sei elegante! Veramente, bello! Cioè... Sei proprio bella! Maria, avevi proprio voglia di vederli, ma non hai più il senso del limite e della misura. Maria, quando riceve l'input è molto naturale. Sì, divento così. Maria! Ma che bello, ma bella! Sì. Ragazzi! Oh, che modo, come hai fatto? La lingua. Mettiti giù. In che senso? Mettiti giù. E vai. Vai giù. Mettiti tu là. Giù. Tu vai là. No, io metto qui. Dai. Che bello, ragazzi. Aspetta, un passo un po' di più. Sì. Vai. È più facile che passi. Che bello, è più facile che passi bello. Un dromedario dalla curva dell'Ago. Ragazzi. Maria, come dai, va? Dai, io sono troppo contenta di vedere. Ross, racconti a Maria della discussione sull'arredo tra Ale e Franz, ma sei Alberto Angela. Lo trovo irresistibile, bello, moderno e non scontato. Per... Ma io non voglio cambiarlo, anche solo girarlo, Vabbè, un no, po' di novità. Più o meno, dai, non un è po' di novità. Puoi girare il tavolo. Ma no, mettere un po' i mobili di... Vieni con me. Vai con lui. Devi sapere che anticamente questa... era un'isola. Lo è ancora, però. È ancora un'isola, ma non è stata sommersa ancora dal mare. Sì. Ross, e se ci appoggiamo noi, cosa diventa? L'isola dei famosi. Bravo! Ah. Non mi interrompi. Sì. Ale non vuole accettare il cambiamento. E allora noi andremo fino a Pompei per cercare di... di convincerlo. Fino a Pompei. Fino a Pompei. Ma se Ale sta qua, voi andate a Pompei, non vi incontrerete mai, eh? Ci incontreremo perché dove c'è cultura c'è speranza. Bravo, che belle parole, bravo. Ma che belle parole. Bravo, Ross. No, ragazzi, dai, veramente. Ma cioè... no, ma Ale, ma scusa. Allora, Franz, la discussione sull'arredo va avanti, sì, ma tu sei il baciatore misterioso. Vero, Franz, ti non fidi, è male. Ti fidi dell'estro? Cioè, buttar via soldi, eh? No, ti devi fidare dell'estro degli amici. Cioè, un tocco geniale. Sì, ragazzi, un, comunque... un tocco geniale. L'avete, tra l'altro, arredata da poco, così. Cazzo, le corna! Aia! Tutto bene? Tutto a posto? No, se ti fa sta reazione, cambia, cambia. Oh, è anche in tinta, hai visto che roba? Sì, è incredibile. Ma... anche col cuscino. Però si dai, mette no. Il cuscino perché si vergogna. Sì, non è preciso. Non è un supereroe preciso, è super giù, vedi? Sì. Cioè... Ale, tu che lo conosci, secondo te è la sorella scema di Wonder Woman? No, io che lo conosco, vorrei non conoscerlo, ti dico la verità. Sì. Guarda, guarda che che paura, ma chi sarà? Prendici sotto ma la... Ma chi è? Ehi, io lo... Fermati! Fermo! Hai visto cosa c'è là? Cosa c'è? Che schifo! Ma dove va? No! Ale, non sposterai neanche una sedia. No. E lo dici mentre... E lo dici mentre cerchi di trovare un posto in un autobus molto affollato. Ah, così c'hai disperato. Ma la gnocca. Ma dici a me? No, a tutti. Sì, no, ragazzi, io non voglio neanche. Cioè, io non sposto niente, non sposto. Così, però. Sì. Sì. È difficile attraversarlo. No, ma perché dovrei spostare? Cioè, no, lascia stare tutto lì, no? Sì. Cioè, perché dobbiamo, sì, scusami un attimo, cioè, secondo te perché dobbiamo... Ma dobbiamo spostare perché sta di vecchio. Siamo arrivati. Sì, ma se non deve scendere. Sì, ecco. Se non deve scendere. Quelle donne incinte dovrebbero sedersi. Non siamo... Se non deve scendere, sì, ho capito. E si sposti. Allora. Adesso la colpa è mia, che mi sta impiantato qui davanti, la colpa, ragazzi, è mia. No, lei veda di farlo scendere allora. Comunque intanto, cioè, scusi. Esatto, lei non deve scendere. Lei lo faccia scendere. Se scendere, scenda. Se no, mi stia impalato qui davanti. Se lei cosa tocca lei da dietro? No, non sto attaccando. Ragazzi, siamo arrivati al capo. Hai manciulato il portafoglio, chi di voi no. due? A me è manciulato, pensi un po'. Cioè, scusi, però... è un po' peggio. Maria, senti di avere una carenza affettiva, una grande, enorme carenza verso uno di loro. Prendi il tavolo, mettiamolo là. No, dai. Un attimo. Dai. Proviamo a spostare il tavolo. Io non lo faccio. Possiamo, scusa, Maria, facciamo... voglio vedervi due. Possiamo un po' di spazio, quella sedia lì, tirala indietro. Sì, dai, Maria. Ragazzi, è un momento. Lo sapevo che prima o poi crollava. Cosa? Maria, cosa è successo? Ale, vieni qua. No, Franz, no, che... Maria. Che c'è, tesoro? Cioè, vuoi ammazzarti di mele? Io sento che proprio non... Non? Non lo so. E lascialo, non no? Non c'è... No, tu.
Ma io? Come tu? Non sei come prima nei miei confronti. Se devi piangi sulla salvia che ci serve, per favore, va bene. Cosa c'è che in cosa? No, prima ti dedicavi di più. Si dedicava di più. A chi? Non lo so. A lei, stai dicendo a lei. Eh sì, solo perché con voi è sempre carino. Ma io non sono carino anche con lei. Sì. Cioè, io sento un vuoto. Ma non si direbbe. Però senti un vuoto. Tesoro. Sento un vuoto dentro, per questo. È un vuoto. Devi smettere di riempirlo col cibo, secondo me, però sto vuoto. Se posso darti un consiglio, guarda, ci sono altre cose. Però, no, ecco, ora no. La sedia ha sentito un vuoto. Dove Franz, vai? Dimostrami che mi vuoi bene, perché non ce la faccio più. Ma io non ce la fa bene. Più. Ma perché? Cosa ho fatto? Franz, ma puoi dimostrare. Si vede che ha una carenza d'affetto nei tuoi... Cioè, voglio dire che... Cioè, ma che cavolo! Cioè, ha riversato tutto... Ma con tutto quello che ho fatto io per te. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Dai, Ross, meglio andare, anche perché questa grande passione per i treni non la controlli. È una locomotiva. E ho agganciato un vagone. Ah, in due. Prego. No, tre no. Facciamo il trenino, vieni. Dai, vieni. La parola. L'ultima volta che hanno detto arrivo. Facciamo il trenino. Facciamo il trenino. Dai. Ma questo trenino cosa ci porta a fare? Qual è la prossima stazione? Destinazione Paradiso. Bello, sempre lì si va a finire. Andiamo. C'è lo sciopero dei treni. Ah. Io... Non è vero, è uno scherzo. È uno scherzo, io mi sgancio. Mi sgancio. Siete sganciati? Sì, ci sganciamo. Lo sapevo che finiva su un binario morto. Ross, è fallo sto cambiamento, fallo. No, perché? Sì. Torna presto a trovare.